Da Amnesty alla Croce Rossa, Greenpeace e UNICEF sono solo alcuni dei protagonisti del nuovo mercato della Befana incentrato sulla solidarietà e inaugurato dalla presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi in piazza Navona. Una piazza della solidarietà insieme alla cultura, c'è questo palco che ospiterà tutti i giorni la mattina dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 18 delle iniziative culturali regalate dalle stesse ONG o da associazioni che hanno risposto al nostro appello. Ci saranno anche appuntamenti importanti come due concerti del Conservatorio di Santa Cecilia che hanno dietro uno sponsor, la Sorgente Group, che ha voluto regalarli alla città. Quindi venite a Piazza Navona, perché anche quest'anno una piazza diversa, ma c'è una piazza importante. Quest'anno si parlava quasi di una piazza spoglia, senza bancarelle, senza nulla. Non l'avremmo potuto fare, perché devo dire che l'attenzione su Piazza Navona, anche dalla stampa ai cittadini che hanno seguito anche tutto lo svolgimento del bando, eccetera, ci fa capire quanto i romani sono legati a questa piazza e quanto i turisti stranieri che vengono durante il periodo di Natale arrivano a Piazza Navona sapendo di trovare qualcosa. E quindi bisogna comunque accogliere tutti quelli che arrivano. Sulla piazza c'è la giostra, ci sono gli spettacoli viaggianti, c'è la piazza della solidarietà, dell'ambiente e della cultura. A qualunque ora si viene si trova qualche cosa. Non solo stand, il municipio ha infatti chiesto alle associazioni che lavorano sul territorio di animare a titolo gratuito la piazza. Il risultato è un cartellone ricco di appuntamenti che va dalla tombola dei diritti umani di Amnesty ai laboratori di pittura della scuola di pace, dalle attività di riciclo dei cantieri Rubattino ai giochi di strada, clown, palloncini e quant'altro.